incontriamo Lorenzo Bossi, brand manager di Quality Beer Academy. Oggi la birra si sta imponendo sempre di più come prodotto di qualità da degustazione e un tempo si diceva anche da meditazione. Che cosa è cambiato in questi anni per affermare così il mondo della birra? È cambiato tutto e non è cambiato nulla per certi aspetti, nel senso che da un certo punto di vista si è cominciato a prendere la birra non più come contorno di una pizza, non più come bevanda liquida da bere a ettolitri, ma si è iniziato anche a pensare che potesse esserci qualcosa di più. Quindi in questo senso è cambiato tutto, da un certo punto di vista si è tornato anche a rivedere quello che era un tempo, quindi prima magari delle lagerizzazioni, prima che la birra diventasse quello che poi è diventato, quindi un prodotto quasi uniforme, quasi senza aspetti che emergessero, senza aspetti caratteristici, e si è ricominciato a fare birra come un tempo, dalle birre acide alle birre passate in botte, alle birre che hanno delle note da aggiungere, delle particolarità da esprimere. Come sul vino, si è passati da produrre del vino da tavola a passare del vino che magari è passato in botte, che ha avuto delle fermentazioni particolari, così è avvenuto con la birra. Siamo in provincia di Savona, com'è qui il palato e il mercato, gli articoli più amati, quelli che registrano ancora una certa diffidenza del pubblico? Ma per fortuna devo dire che anche qui nella provincia di Savona, ma tutta Italia in generale, siamo riusciti a trovare un'accoglienza generalmente molto favorevole a qualunque tipologia di birra. I consumatori cercano oggi ovunque sempre di più la particolarità, sempre di più l'estremo, il luppolo, piuttosto che l'acido, piuttosto che altri gusti, qualcosa di diverso. Anche qui hanno accolto positivamente tutti i nostri prodotti. Come sempre c'è la preferenza magari verso qualcuno per una birra più maltata, per una birra belga, magari altre verso una birra luppolata americana, piuttosto che stili originari tedeschi dimenticati come il Märzen, come le Rausch, come birre di questo tipo. Perfino le birre acide, che sono birre che da un certo punto di vista sono di tendenza ma comunque di nicchia contemporaneamente, riescono a riscontrare un ottimo successo di questo tipo.